associazione è nata all'inizio dell'anno del 2020, proprio subito prima del Covid, proprio per prendersi cura delle persone che vivono a San Giovanni e del suo territorio. Nel territorio noi ci occupiamo di cura del decoro urbano, quindi come vedete alle mie spalle ci sono i ragazzi che stanno togliendo i rifiuti che le persone abbandonano in terra, sotto gli alberi, nei cespugli e quant'altro. Rimettiamo le panchine, solitamente le facciamo tutte colorate, simbolicamente uno per ogni argomento, che può essere il bullismo piuttosto che la pace nel mondo, il sostegno per le donne vittime di violenza, e ce ne saranno altre in futuro su argomenti diversi. E nello stesso momento ci occupiamo anche di togliere i graffiti, che purtroppo vengono sempre più fatti sui muri, proprio per ripristinare quella bellezza, che spesso viene deturpata. Il nostro territorio è un territorio bellissimo e proprio per questo motivo lo curiamo come se fosse casa nostra. Nello stesso momento ci prendiamo cura anche delle persone che vivono a San Giovanni e intraprendiamo tutta una serie di attività che si occupano proprio di dare un sostegno, dare un momento di aggregazione piuttosto che dare un aiuto a chi appunto è più in difficoltà. Noi facciamo una specie di ronda dove andiamo da delle persone che non possono in questo momento, per esempio, scendere in strada per buttare la spazzatura, la lasciano fuori dalla porta in momenti fissati, passiamo noi, la prendiamo e la andiamo a buttare per loro, piuttosto che 2 volte a settimana andiamo in un noto forno qui a San Giovanni, e nello stesso momento prendiamo l'invenduto e lo portiamo alla casa di riposo per gli anziani ospiti della casa di riposo e per gli operatori che vi lavorano. È un modo per dare una carezza, un pensiero a queste persone che comunque vivono momenti di fragilità. Quindi la nostra associazione nasce da un'idea, da un ideale, e continuiamo a prenderci cura dei nostri concittadini e del nostro territorio.